Le nostre chiese, arricchite dalle loro antiche tradizioni, vere e proprie risorse, sono chiamate a portare l'annuncio gioioso del Vangelo e questa è la più grande sfida che accomuna Oriente e Occidente. Il cardinale Bassetti presiede la messa presso la cripta della Basilica di San Nicola e nell'omelia ricorda che dove la carità non fa da nave si è costretti ad affondare. La celebrazione eucaristica apre la seconda giornata dell'incontro promosso dalla CEI, Mediterraneo, frontiera di pace, ospitato a Bari, dove domenica arriverà Papa Francesco per concludere il forum ecclesiale dallo stile sinodale nel segno dell'ascolto e del dialogo. Le sfide e le risorse dei paesi affacciati sul Mare Nostrum, con le zone di conflitto, le migrazioni, la convivenza tra le fedi. Oggi sono iniziati i tavoli di conversazione dedicati al primo tema di confronto, l'annuncio del Vangelo e la trasmissione della fede. Si è parlato di giovani, di famiglie, degli esodi forzati. Si può amare solo ciò che si conosce, viene sottolineato nel briefing con i giornalisti. Poi nel pomeriggio la discussione in assemblea dei temi affrontati, tra cui l'accoglienza dei rifugiati e il ruolo dell'intera Europa. La Chiesa può avere una parola profetica e può diventare la coscienza dell'Europa e degli uomini politici dell'Europa. Io penso che forse il dialogo con il mondo musulmano, noi possiamo fondarci sul documento di Abu Dhabi del Santo Padre e poi esprimere il nostro desiderio forte e chiaro di avere i rifugiati accolti nei nostri paesi.